Buongiorno amici, eccoci qua a fare un'altra bella ricettina. Siamo in attesa di una partita spettacolare, Roma-Cagliari. Questo pomeriggio ci sarà una bella partita e siamo tutti lì ad aspettare. Noi tifosi sardi in particolare. Un po' sparsi nel mondo, no? Chi a Londra, chi a Rio de Janeiro e via dicendo. Ecco qua, tagliamo la cipolla a bei pezzettoni, lì facciamo uno spaghetto al carciofo, ragazzi. Spostiamo un po' la camera, così magari vedete meglio se ce la facciamo. No, non fa. E vabbè, la aggiustiamo. Allora, stamattina avete visto che abbiamo fatto una bella zuppa di pesce qua. Adesso prepariamo lo spaghetto al carciofo. Dobbiamo fare un po' di posto perché ce n'è ben poco. Opla! Ecco qua, facciamo rosolare bene le cipolle, cari amici. Benvenuta Maria alla cucina di Mau. Ragazzi, siamo qui a Londra e ciccia, vediamo un po' di sistemare la camera perché così non va bene, magari così un pochino meglio, va bene raga? Ecco qui, rosoliamo, ci facciamo un po' di compagnia, tanto giocano Verona e Sassuolo, il Verona in vantaggio, quanto pare gioca meglio, sta giocando un po', via, facciamo rosolare. Abbassiamo un pochino la fiamma però perché è troppo alta e magari prepariamo un bel bicchiere di vino, vino italiano naturalmente, il caffè l'abbiamo già bevuto, adesso dobbiamo far imbiondire bene le cipolle, poi ci mettiamo del pomodoro secco, facciamo un bel sugo rosso con i carciofi li ho precotti, quindi li dovrò aggiungere solamente nel finale. Abbiamo le tagliatelle, un pacco di tagliatelle, non facciamo vedere il nome, però sono le tagliatelle qua, nascondiamo il nome, non è per fare pubblicità. Buongiorno Gaetano, un caro abbraccio da Londra, da Mau. Ecco qua, facciamo biondine bene le cipolle, olio d'oliva abbondante, dicevo prima ho fatto la zuppa di pesce stamattina, ragazzi, uno spettacolo unico. È buonissima, dopo arrivano gli ospiti e li inoffiamo un pochino. Ecco qua, passiamoci un'oretta, mettiamo l'acqua a bollire, questa è una ricetta veloce, ormai tanto carciofi sono pronti. Hey guys, tagliatelle with artichokes this morning. Okay, I'm going to start to cut my tomatoes. Cherry tomatoes today. Okay, I'm going to cut them in two. Lovely cherry tomatoes. Come va ragazzi? Purtroppo il Covid fa strage, ma grazie a Dio come una brutta influenza, beh. Speriamo che passi, purtroppo tanti amici sono stati fregati, giù in Sardegna in particolare, peccato, e vabbè. Allora raga, bando alle ciance, facciamo uno spaghetto scaccia Covid, al carciofo, naturalmente tanto aglio e prezzemolo, scaccia guai. Ragazzi, vedete, anche il pomodorino è un po' così, lo eliminiamo,
non so perché. E vabbè. Io la fiamma alta, mi raccomando, raga. Facciamo una bella salsina. I pomodorini. Benvenuta Donatella. Un bacione da Mau. Facciamo le tagliatelle ai carciofi. Semplice, semplice. Cipolla in abbondanza, aglio, tanto olio d'oliva, extravergine naturalmente. E via. Fiamma alta. Arrivano gli ospiti fra un po' e gli facciamo lo spaghetto e la zuppetta di pesce. Tutto lì. Senza stare a complicarci la vita. Facile, facile. Ecco qua. Serve una pentola per l'acqua, adesso un po' non ci ha messo tanto bene, togliamo una pentola, ce l'ho davanti lì, vediamo un po' se riescono a fare un bordello con le pentole, eccola, andiamo giù, così, la riempiamo l'acqua. Di terra chiuso il bollitore, così ecco qua raga, adesso il gatto si ravviva, io ho già cotto i carciofi e ci ho messo anche già del vino bianco, quindi adesso si tratta solo di preparare questa salsina. Una bella tazza d'acqua. Una tazza e mezzo. Fuoco alto e facciamo cuocere questa salsa. Ecco qua, non c'è niente di complicato. Facciamo cuocere per bene. Eh sì, ciao Doni, compiuto gli anni Donatella, e via, tanti auguroni. Allora eccoci qua, adesso il sale per l'acqua, faccio sempre a occhio ragazzi, adesso 1, 2, 3 e metà, ok? Questo è sale minerale, non è marino, quindi occhio. Facciamo bollire l'acqua. Un po' di pazienza, io preparo i carciofi,
Allora ragazzi, come a me piace bello forte il sugo, aggiungo anche una scatola di pelati, pomodori pelati. Ecco qui, non facciamo vedere la marca, ma è italiana di sicuro. Ecco qua, via dentro, così. Mescoliamo bene. Allora mi raccomando, fiamma alta, questo cucinerà abbastanza velocemente. Ok, adesso così. Un pomodoro secco di Sardegna. Ecco qua ragazzi, vengono da Barumini, via dentro. E ciccia, facciamo cuocere. No, non si invecchia a questa età, cara Donatella, si inizia a vivere. I 60 anni sono l'inizio di una nuova vita. Sorridiamo, speriamo che il Covid passi in fretta e andiamo avanti, siamo giovani, dai, dai Allora, il sale dell'acqua c'è. Ecco qua, un altro bollitore, io ci do piccolini. Ecco qua, c'è un bel profumo ragazzi. Qualcosa facciamo. No, io non scherzo. Ci manteniamo in salute. Può vivere bene, molto bene a 60 anni, altro che. Cosa faremo ragazzi? Adesso noi dobbiamo far cuocere il pomodoro un pochettino, ci vuole del tempo, altrimenti qua non riusciamo a fare quello che vogliamo. Ok? Adesso vi faccio dei carciofi, sono pronti per la pasta. Yes! Alright, another one. Have you finished your lunch? Dani? Yeah. Ok, bring me your plate then. Un'altra pentola e la facciamo riscaldare. Va bene raga, il sugo va a manetta, fiamma alta, lo stesso per l'acqua che bolle lì. Pasta è pronta, ci vuole un bel bicchiere di vino e siamo a cavallo. Ragazzi, dicevo, a me piace un bel sugo, questa volta, molto intenso, quindi ci aggiungiamo un pochino di estratto di pomodoro, un pochettino, ecco, una cucchiaiata. E via. Bisogna aspettare, far cuocere, altrimenti facciamo delle porcherie, scusate il termine. Ecco qui ragazzi, il classico aggeggio italiano, questo me l'ha regalato mia mamma,
Paoletta. Ecco, lo sistemiamo. Pasta pomodori, pasta verdure, come lo potete chiamare. Ecco qua. Diamo logicamente il tempo di cuocere al nostro pomodoro. Siamo a cavallo, raga, semplice semplice. Questo è un aggeggino che costa 2 soldi, però ecco qui, quindi abbiamo 3 litri d'acqua, abbiamo proprio l'abbondanza oggi. Facciamo riscaldare bene, cuocere bene il pomodoro. È uno spettacolo, ragazzi. C'è il pomodoro secco. Hey guys, so one onion, large onion, chop it as you like it. Garlic, 2 cloves of garlic. I don't know, about 20 cherry tomatoes. A can of tomato. Yeah, can of tomatoes. Then I add tomato puree, a spoon. There's no salt. I will add salt now. Teaspoon of salt. There we go. Let it cook. Let it cook. Guys, I'm going to add some parsley, back from my freezer, there we go, plenty. We're gonna make a lovely, lovely pasta, tagliatelle ai carciofi. This is spettacular, guys, spettacular. Give the time to cook, don't push it, don't force it. The longer it stays, the better, yeah? Fate cucinare pian piano. Yeah. All right, coming. Okay? Okay, Sam, you finish your lunch? There's more here. Can you finish, please? You didn't? Right. Va bene, raga, guarda qui i carciofi col vino bianco, le cipolle, un bel pomodoro, le tagliatelle sono qui che ci aspettano, è spettacolo, aspettiamo solo gli ospiti più tardi. Un vino con un po' di caffè e latte, glielo facciamo. Mi raccomando, è sempre lì a mescolare, che non si attacchi niente sul fondo. Aggiungete una bella tazza di vino bianco. Spettacolo, ragazzi, un profumo in casa indescrivibile. There we go, senza fretta, via. Faccio questo giochetto, tanto.
Eccoci qua. Grazie Gaetano, ma è semplice semplice. Adesso fra un po' passeremo la pasta verdura, la nostra salsetta. Diamogli ancora qualche minutino, ragazzi, ci vuole il suo tempo, altrimenti qua non va bene. Ecco qua, pasta verdure, classico, eh? Semplice semplice, ragazzi. Non è facile, eh? Ci vuole un pentolino piccolo. Come faccio? Non lo so. Vediamo un po', magari. Ecco, lo passo nel bicchiere, la tazza prima. Che bello, si sta addensando. Faremo un sugo strepitoso, ragazzi. Schiacciate bene i pomodorini, guys. Press the tomatoes. Press them. Much as you can. This is top class dish. Artichokes. Tagliatelle with artichokes and tomatoes. Yeah? Beauty. No rush. No rush, guys. Yeah? Taste the salt, taste the water. It needs a bit more salt because I added too much. Too much water. See? I give a bit of time to cook. Simple as that. Okay. Okay, water is about to boil. You can't rush this recipe, guys. The tomatoes, they have to cook. Otherwise, it's a disaster. Okay? No games. Right, what am I going to do now? So I need a big spoon. Okay, I start to sieve my tomato sauce. Right, there we go. Bring it in close. There we go. And then go slowly. Choppity, choppity, tap. Okay. That's what you got to do. Very simple. Ok, guys, facile, facile. Spostiamo un attimo i carciofi qua. Facciamolo bene. Eccoci qui. Impressive, guys. Wonderful smell. Really beautiful. Okay. Lovely tomato sauce. There we go. Some more here. Then bring back
the sauce to the pot. Voilà. Dangerous this. Okay. Finish saving. Hey guys, I'm rushing a bit. It's not very good. There we go. Keep back. Bring back the flame high. E ragazzi, allora passiamo i pomodori. Abbiamo un bel liquido qua, continuiamo a cucinarlo a fiamma lenta, fiamma bassa. I carciofi sono qui, tovagliolo, ci vuole un tovagliolo perché è caldo. Qua, appoggiamo qua, ecco qua, l'acqua bolle ragazzi, sto facendo un casino, finiamo di passare i pomodori, ecco. Questo va eliminato. Bene. Ecco qua, con una forchetta, facciamo così, un cucchiaio. Ecco qua. Eliminiamo. Ancora c'è un po' di sugo qua. E via. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Allora, il sugo prende di nuovo il suo colore, i suoi sapori, ci adagiamo i carciofi piano 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 e via. Un piatto molto bello ragazzi, ecco qua, carciofi. Ecco qui, lo facciamo andare a fiamma molto lenta perché ormai tanto sono cotti. Quindi... Thank you.
Allora ragazzi, ci siamo quasi, vedete, sta sobbollendo il pomodoro, l'acqua bolle lì, mettiamo a cuocere le nostre tagliatelle. Ecco qui, così. Via. E mettiamo un altro po'. Circa 250 grammi, ragazzi, tre persone, e facciamo cuocere. Qui il sughetto prende i suoi sapori di carciofi e ci siamo, ragazzi, bella abbondante. Facciamo cuocere la pasta. Siamo a cavallo, raga, due minutini. Alzo la fiamma al pomodoro. Pasta fresca, fresca insomma, pasta essiccata, non fresca, però di una certa qualità. Hey guys, buy the pasta. The best pasta you can. Ok? Allora sì. Couple of minutes, job is done. Eccoci qua, ragazzi, controlliamo la pasta. Ciao Gaetano, buona giornata. Ecco qui, a metà cottura, adesso la trasferiamo. Metti una pinza, spegnete pure là la fiamma della. Ecco, passiamo così. Spettacolare, ragazzi. La mescolata, facile, no? C'è un po' d'acqua di cottura, pomodoro, fiamma alta, mi raccomando, e facciamo andare uno o due minutini. That's it, finito.
bene raga, va bene, ecco qua. Adesso aggiungiamo un pochino di parmigiano o pecorino sardo, se lo avete meglio, e il gioco è fatto. Un po' di grana, ecco qua, finito raga, queste sono le tagliatelle dei carciofi e il pomodoro, va bene, buona domenica, spegnete la fiamma adesso e toglietela tutta al calore, ecco qua, ragazzi, forza Cagliari! Have a lovely Sunday. Bene, buona domenica ragazzi, alla prossima, ciao da Mau, ciao, ciao Stefanino, abbiamo fatto gli spaghetti, le tagliatelle ai carciofi, pomodoro e il grana, e vabbè, mi farei quasi quasi un assaggino, però io lo faccio riposare un attimo, arrivano gli ospiti, ecco qua, diamo una giratina così. Guarda che spettacolo, e finiscono di cuocere così col calore del sugo e dell'acqua di cottura. Raga, guarda che belli, tagliatelle ai carciofi. Ciao ragazzi, condividete, mi raccomando, share the video guys, please do that, share the videos, ok? E forza Cagliari raga, non importa cosa, come, quando, ma sempre la Lega Steddu, eia! Baci gente, amici miei. Ecco qua, ci vuole un bel bicchiere di vino italiano, semplicemente perché l'Inghilterra non ne produce di una certa qualità, ci stanno provando, siamo italiani, quindi a quel punto si brinda italiano, no? È un dovere, è un dovere, ecco qua, assaggino ci vuole, in attesa del Cagliari Calcio che a fare una sorpresa a Mourinho, una sorpresina raga. Bella tazza da vino, brindo da solo perché la signora è a lavoro, arriveranno gli amici fra un po' che siamo a casa. Cin cin ragazzi, cin cin Stefanino, Gaetano, Leo, Doni e compagnia bella, siete in troppi, cin cin. Spettacolo, assaggiamoci dai una tagliatella, andiamo. Vogliono assaggiarti raga, giusto? Guarda che spettacolo, ecco qua, ho delle pinze qua, guardate qua, ecco qui, io sto facendo insaporire ragazzi più che altro, bisogna avere un po' di pazienza, grana in abbondanza, un pochettino così, là, là, col carciofo, là, ragazzi, questo è uno spettacolo, e via,
Ok, questo è ciò che posso offrirvi oggi, che allontani il Covid e che passi tutto in fretta. Ma vi abbraccio forte, fa un brindisi, specialmente per gli amici che stanno male, ok? Giù in Sardegna. Cin cin, vi voglio bene e seguitemi, mi raccomando. Stefano, mi raccomando, seguimi. Bacioni e alla prossima, cheers. Te lo faccio vedere, lo bevo, mica faccio finta io. Buona domenica, ragazzi. Ciao.